Riguardo alla risoluzione che oggi presentiamo, sono contenute 5 richieste. La prima è che la Regione Toscana si costituisca parte civile, visto il grave danno d'immagine subito, i potenziali gravi danni alla salute dei nostri concittadini, i danni all'economia rurale, agronomica e turistica della Regione. Il secondo punto è attivare al più presto l'Osservatorio regionale sulla criminalità. Il terzo punto è richiedere, ed abbiamo già avuto disponibilità dal Presidente della Commissione nazionale sulle ecomafie a venire in Toscana, comunque sarebbe opportuno un atto formale di questo Consiglio, attivare al più presto un'indagine epidemiologica dell'Agenzia regionale per la sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, la nostra ARPAT, ed attivare al più presto, nell'eventualità che si trovassero degli riscontri negativi, cioè la presenza di inquinanti, almeno un progetto di bonifica. Chi è favorevole alla risoluzione testé illustrata da Giannarelli? Chi è contrario? Chi si astiene? La risoluzione è respinta.